Grazie. Allora, intanto buongiorno a tutti, buongiorno ai colleghi dell'ISPE, ai colleghi dell'INGV che sono lì presenti. Devo dire che mi dispiace non essere lì presente con voi, ma c'è stato questo impegno sopraggiunto e improvviso che non mi consente di essere lì. Volevo esserci in ogni caso perché volevo dare così questa testimonianza diretta di questa esperienza positiva che abbiamo fatto. È un anno fa che abbiamo stipulato questa convenzione tra le due amministrazioni che, per quanto mi riguarda, come sapete, mi vedono direttamente coinvolta, sia perché l'ISPRA è il mio ente e l'INGV ha questo grande onore di fare il direttore generale. Ma soprattutto perché questo scambio di esperienze tra le due amministrazioni ha portato a dei risultati positivi, tangibili. Io ho visto durante l'anno, ho incontrato più volte le consigliere di fiducia dell'ISPRA con le quali ho avuto uno scambio costruttivo, ma ho potuto verificare intanto una modalità di azione, un metodo di lavoro e i risultati ottenuti. Cioè, abbiamo verificato che il colloquio, la possibilità di dare uno sportello di ascolto ai dipendenti ha raggiunto il risultato sperato, che è quello di garantire, di preservare il benessere dei lavoratori, ma soprattutto di prevenire delle situazioni potenziali di conflitto. Quindi io oggi sono qui proprio per dare una dimostrazione di come i risultati in NGV si sono visti. Devo dare atto in questo, quindi, ho fatto un ringraziamento particolare anche al presidente del CUP NGV, la dottoressa Nunzio Ustad, e le due consigliere di fiducia dell'NGV che, insieme alle altre due colleghe consigliere dell'ISPRA, hanno si sono adoperate al di là dell'orario di lavoro per raggiungere questi risultati. Allora, io direi che l'obiettivo è quello di proseguire su questa strada, visto che i risultati sono stati concreti e sono stati assolutamente positivi. Questo è un esempio virtuoso, siccome tra due pubbliche amministrazioni, due enti di ricerca, si possa lavorare per raggiungere una finalità altissima, che è quella del benessere dei lavoratori. Quindi mi associo alle parole che ha detto il presidente Stefano Laposta nel considerare questa esperienza come una best practice che assolutamente dobbiamo portare avanti. In questo l'INGV è assolutamente a disposizione e spero che questo lavoro di sinergia possa utilmente positivamente continuare. Veramente sì, con i vertici che si sono potuti fare, che si sia i colleghi dell'ISPRA sia i colleghi dell'INGV. Faccio naturalmente un saluto a tutti i presenti che non vedo lì in sala e niente, l'INGV ribadisce che è a disposizione. Grazie a tutti.